Pellino rosso è comparso, Più che no? rosso si vede 17, 18. Ecco, adesso è No, rosso, adesso no? è via, Adesso è sì. rosso. Ok, vado ad aprire il nuovo. Buongiorno ragazzi, questo è l'inizio della 17ª lezione, la prima lezione successiva alla pausa per delle attività didattiche per esami e prove intermedie. E a questo punto del nostro itinerario, fermiamoci e guardiamo un attimo a quello che abbiamo già fatto, perché adesso si tratta di complicare un po' il quadro. Quello che ho fatto sino ad ora è stato fornirvi una panoramica, proprio a volo d'uccello, di alcuni degli ambiti classici, degli ambiti tematici e problematici classici della filosofia e della teoria del diritto, standard per così dire, mainstream. Innanzitutto uno sguardo, una panoramica sulla struttura e la dinamica degli ordinamenti giuridici positivi, utilizzando la teoria del diritto di Kelsen e la tesi fondamentale della teoria del diritto kelseniana, secondo la quale il diritto è un ordinamento normativo sociale normativo, un ordinamento coercitivo che regola la sua propria produzione. E poi, successivamente, come ricorderete, sempre in questa vena, in questa chiave, ho presentato le linee essenziali della contrapposizione fra giusnaturalismo e positivismo giuridico, che sono due famiglie di teorie relative alla natura dei fatti giuridici, alle modalità di identificazione, individuazione, accertamento dei fatti giuridici. Due famiglie di teorie che si contrappongono in ragione dell'accettazione, del rifiuto della tesi secondo la quale esiste un diritto naturale. Come abbiamo visto, ho cercato di presentarvi le principali famiglie di teorie riconducibili all'ambito della concezione giusnaturalistica del diritto, vale a dire giusnaturalismo biologico, come ricorderete, giusnaturalismo teologico e giusnaturalismo razionalistico, caratteristico della cultura giuridica occidentale, moderna e contemporanea. In questo modo, appunto, ho cercato di darvi una panoramica su, da un lato, gli studi di teoria del diritto su strutture e dinamica degli ordinamenti giuridici positivi, dall'altro lato le principali teorie, idee riguardo alla, come dire, alla giustificazione del carattere vincolante o comunque dell'utilità, del senso del diritto, dell'impresa giuridica. In una chiave, questa panoramica l'ho fornita in una chiave appunto abbastanza convenzionale di teoria del diritto mainstream. A questo punto però è il momento, vi dicevo, di cominciare a complicare un po' il quadro. Diciamo, la strada, la via che percorrerò nel complicare il quadro consiste essenzialmente nell'apertura, come sapete, della prospettiva delle scienze cognitive e della psicologia cognitiva sulle tematiche che abbiamo già incontrato, affrontato, sia pure in questo modo cursorio e sommario. Nella lezione di oggi, però, vorrei presentarvi una prima complicazione che riguarda il rapporto, la questione del rapporto fra giusnaturalismo e positivismo giuridico,
che non è direttamente connessa all'apertura della prospettiva cognitiva, diciamo così, sul diritto. Per prospettiva cognitiva, d'ora in avanti utilizzerò questa espressione per designare l'idea appunto della, di una prospettiva, della per designare la prospettiva delle scienze cognitive e della psicologia cognitiva. Uso questa espressione in modo riassuntivo per evitare appunto lungaggi. E come ricorderete, rispetto a questa, all'apertura della prospettiva delle scienze, della prospettiva cognitiva, ho predisposto dei punti di aggancio, di ancoraggio, sui quali torneremo, naturalmente torneremo estesamente. Ma prima vi dicevo, vorrei introdurre una complicazione che non chiama in causa ancora direttamente la prospettiva delle scienze cognitive. Questa complicazione è relativa al modo in cui si configura nel quadro del dibattito fra giusnaturalismo e positivismo giuridico, al modo in cui si configura il rapporto, la relazione fra la giustizia, l'idea di giustizia e il concetto di diritto. L'idea di giustizia o l'insieme dei principi, valori, standard morali, etici, che sono rilevanti in ambito giuridico, politico, in ambito pubblico direi in generale. D'ora in avanti userò l'espressione moralità politica per designare questo insieme di norme, principi, valori, standard che per l'appunto sono rilevanti, morali che sono rilevanti in ambito pubblico e in ambito sotto l'aspetto politico. Non mi riferisco quindi con l'espressione moralità politica all'essere più o meno persona per bene, sia chiaro, di coloro che sono impegnati nell'attività politica. E mi riferisco così in generale alla moralità del cittadino, del polites, del cittadino, alla moralità civica. Mi riferisco a quell'insieme di principi, valori, standard che, come dire, disegnano o dovrebbero disegnare l'immagine di una società giusta, una società che sia così come deve essere. E quindi l'espressione moralità politica dovete intenderla in questo senso. Ad esempio, guardate la nostra Costituzione. La Costituzione della Repubblica Italiana contiene, soprattutto nella prima parte, contiene l'enunciazione di diritti o altri principi che hanno un'immediata portata, un'evidente portata etica, morale, che sono di carattere etico-morale e che intendono disegnare i lineamenti di una società giusta. Ecco, per moralità politica intenderò questo insieme di principi, non specificamente quelli contenuti nella Costituzione italiana. Non mi riferisco alla Costituzione come tale, né tantomeno in particolare alla Costituzione della Repubblica Italiana. Mi riferisco a quelli che si può ritenere siano i principi cui deve essere informata una società giusta. Naturalmente, quali questi principi siano è oggetto e questione altamente controversa.
Ma vi dicevo, la complicazione sulla quale mi soffermerò oggi riguarda la relazione fra il modo di atteggiarsi in rapporto alla controversia fra giusnaturalismo e positivismo giuridico, la relazione fra, da un lato, l'idea di giustizia e in generale i principi della moralità politica, e dall'altro lato il diritto o il diritto positivo. Quindi la giustizia in questo quadro, del quadro che sto prospettando, l'idea di giustizia è uno degli elementi, il più importante, nel quadro nell'orizzonte, nell'ambito di ciò che chiamo moralità politica. Quindi per moralità politica, con l'espressione moralità politica, ripeto ancora una volta, designo l'insieme dei principi, valori, standard etici rilevanti in ambito pubblico o politico. L'idea di giustizia, la giustizia è uno degli elementi, il più importante, il più significativo probabilmente, nel quadro della moralità politica. Tutto questo naturalmente apre il problema di quali siano i principi della giustizia e in generale i principi della moralità politica. E su questo naturalmente la discussione aspra e aperta, come potete immaginare. Ma a noi in questo momento non interessa questa discussione. A noi interessa in questo momento osservare, indagare il rapporto fra appunto questi principi, i principi della giustizia, i principi della moralità politica, quali che siano, e il diritto positivo dall'altro lato. Qual è la complicazione? Beh, la complicazione nasce dal fatto, da una circostanza che è già emersa, anche se io non ho portato esplicitamente la vostra attenzione su questo punto, è già emersa nel corso delle lezioni precedenti. Quale circostanza? Beh, alcuni di voi avranno notato probabilmente che nel tratteggiare la posizione giusnaturalistica e la contrapposizione fra giusnaturalismo, positivismo giuridico, costantemente il mio discorso, le mie parole, diciamo, sono state, diciamo, il mio discorso ha proceduto, ha oscillato fra due poli. Da un lato la caratterizzazione, il parlare di diritto naturale, dall'altro lato il parlare di moralità politica. Cioè, ho caratterizzato la tesi centrale del giusnaturalismo dicendo che si tratta della tesi secondo la quale esiste un diritto naturale. Il diritto positivo deve conformarsi al diritto naturale. Il diritto positivo che non si conforma al diritto naturale non è vero, autentico diritto. Ok. Però poi ho introdotto la sentenza nella quale tradizionalmente si compendia e si riassume il senso della dottrina del diritto naturale, che come ricorderete è la sentenza lex iniusta non est lex sed corruptio legis. La legge ingiusta non è una legge, ma una corruzione della legge. Il diritto naturale quindi è la giustizia. Nella prospettiva giusnaturalistica, ciò di cui si parla quando si parla di diritto naturale è l'idea di giustizia, l'insieme dei principi che costituiscono la giustizia.
Quindi si può caratterizzare il diritto naturale o come una forma di diritto superiore al diritto positivo, che costituisce una sorta di criterio, di metro di validità del diritto positivo, ovvero come un'idea morale o come l'insieme dei principi della moralità politica, dei principi, gli standard, i valori della moralità politica. Ora, se fate attenzione a questa possibilità, a questa oscillazione fra la caratterizzazione del parametro di validità del diritto positivo come diritto naturale da un lato o come moralità politica dall'altro lato, se fate caso a questa oscillazione, vi renderete conto che diciamo, questa oscillazione, questa duplice possibilità di caratterizzazione del parametro di validità del diritto positivo rischia di fare della controversia fra giusnaturalismo e positivismo giuridico una controversia meramente verbale, una questione di parole. Perché, vediamo, questa nuova caratterizzazione del diritto naturale consiste, come abbiamo visto, nell'identificazione fra diritto naturale da un lato e dall'altro lato l'insieme dei valori, principi e standard rilevanti dal punto di vista della moralità politica o rilevanti in ambito politico. Ebbene, in particolare l'idea di giustizia. Diritto naturale alla stregua di questa caratterizzazione è dunque un insieme di norme e principi morali, insieme di principi morali rilevanti dal punto di vista politico o in generale in ambito pubblico. Ebbene, abitualmente i giusnaturalisti intendono questi principi, la giustizia e questi principi, come principi oggettivamente universalmente validi. Questa posizione viene abitualmente denominata oggettivismo etico. All'oggettivismo etico si accompagna abitualmente ciò che viene denominato cognitivismo etico, cioè l'idea che sia possibile una conoscenza morale, l'idea che sia possibile acquisire una conoscenza di questi principi, valori e standard rilevanti in particolare in ambito pubblico. E co per conoscenza intendo un sapere che sia razionalmente fondato e metodologicamente rigoroso. Quindi il cognitivismo etico è la tesi secondo la quale i principi, gli standard, i valori della moralità politica hanno lo status di principi, valori, standard oggettivamente universalmente validi, che possono essere oggetto di un sapere che sia razionalmente fondato e metodologicamente rigoroso, oggetto di cognizione, di conoscenza, possibile oggetto di conoscenza. Ma ecco, il problema nasce dalla circostanza che anche per i giuspositivisti è perfettamente possibile formulare giudizi morali sul diritto positivo. Cioè il positivismo giuridico non nega
Assolutamente, non nega affatto la possibilità di formulare giudizi sul diritto positivo, valutare il giudizio positivo come giusto, ingiusto, buono o cattivo, sulla base di principi, valori, standard morali rilevanti in ambito pubblico, in ambito politico. In particolare il positivismo giuridico non implica necessariamente, e spesso i giuspositivisti non assumono questa posizione, non implica affatto soggettivismo e relativismo etico e non cognitivismo etico, cioè la negazione di oggettivismo e cognitivismo etico, cioè la tesi secondo la quale non implica affatto la tesi secondo la quale diritti, valori, principi morali non sono oggettivamente, universalmente validi e non possono essere oggetto di conoscenza. Dunque, come dire, il parametro di validità del diritto positivo si configura in due modi. La giustizia, ecco, diciamo semplicemente la giustizia come espressione riassuntiva di tutti i principi, gli standard e i valori rilevanti, la giustizia si configura in due modi. Da un lato, nella prospettiva giuspositivistica, si configura come ciò che consente l'apertura di uno spazio critico dello spazio di una possibile critica del diritto. Il diritto positivo si intende, perché dal punto di vista giuspositivista, come sapete, non c'è altro diritto se non il diritto positivo. Dal lato, quindi, la giustizia come prospettiva critica sul diritto. Dall'altro lato, giusnaturalismo, l'idea di giustizia come parte integrante, elemento costitutivo del concetto stesso di diritto. Mi spiego. Nella prospettiva giuspositivista, vi dicevo, non è affatto esclusa la possibilità di formulare giudizi, valutazioni, cioè di assumere un atteggiamento critico, come vi ho detto sin dall'inizio, crisi vuol dire precisamente giudizio, atteggiamento critico di valutazione sulla base di principi etici nei confronti del diritto positivo. Cioè l'idea di giustizia nella prospettiva giuspositivista non fa parte del concetto di diritto, ma consente di distinguere fra, da un lato, il diritto quale esso di fatto è, il diritto positivo quale esso di fatto è, in un certo contesto storico, sociale particolare, e dall'altro lato, il diritto quale esso deve o dovrebbe essere, diritto giusto, qual esso deve o dovrebbe essere alla luce, sulla base dei principi in generale della moralità politica, in particolare dell'idea di giustizia. Nella prospettiva giusnaturalistica, invece, la distinzione rilevante non è quella fra il diritto quale di fatto esso è e il diritto quale dovrebbe essere. La distinzione rilevante è invece la distinzione fra diritto e non diritto, diritto e non autentico diritto. In che senso? Ricordate l'adagio giusnaturalista, lex iniusta non est lex. L'idea di giustizia è parte integrante del concetto stesso di diritto, cioè laddove non c'è giustizia, non c'è diritto,
cioè il diritto ingiusto, il diritto che non sia conforme al diritto naturale, non è vero, autentico diritto, ma è corruzione del diritto. A questo punto la complicazione dovrebbe essere evidente. La disputa fra giusnaturalismo e giuspositivismo sembra risolversi in una disputa puramente verbale. Cioè, da un lato il giuspositivista, il giusnaturalista qualifica il diritto positivo che non sia conforme al diritto naturale come non vero diritto o non autentico diritto. Dall'altro lato, il giuspositivista dice che il diritto positivo, che non si conforma all'idea di giustizia e ai principi della moralità politica, è diritto positivo, diritto, e il giuspositivista, come sapete, non c'è altro diritto se non il diritto positivo. È diritto, ma è diritto cattivo, diritto ingiusto. Si potrebbe dire in fondo che differenza fa? Cioè, l'uno chiama il diritto ingiusto, non vero diritto, nega al diritto ingiusto il titolo onorifico di diritto, dice che il diritto ingiusto non è vero diritto. L'altro dice che il diritto ingiusto è diritto, ma è diritto cattivo, è diritto inaccettabile, moralmente inammissibile, il diritto da rifiutare. Che differenza fa in fondo? Sembra essere una differenza puramente verbale. E in effetti, se impostate in questi termini, nei termini cioè di una connessione necessaria di tipo definitorio fra diritto e giustizia, la questione, la contrapposizione fra giusnaturalismo e positivismo giuridico davvero si risolve in una contrapposizione puramente verbale. Cioè, se impostiamo la questione in questi termini, chiedendoci cioè se l'idea di giustizia faccia parte del concetto stesso di diritto, se il diritto sia l'autentico, il vero diritto, sia per definizione giusto oppure no. Se impostiamo la questione in questi termini, non otterremo alcuna differenziazione tra la posizione giusnaturalistica e quella giuspositivista, se non per l'appunto nei termini della differenza di una contrapposizione puramente verbale riguardo all'etichettamento di certi dati, reperti storico-sociali come diritto oppure no. Il giusnaturalista nega l'etichetta di diritto al diritto positivo ingiusto o non conforme al diritto naturale. Il giuspositivista invece gli concede l'etichetta di diritto, dice che si tratta per l'appunto di diritto ingiusto. Come vedete, diventa una sorta di gioco di parole, inutile, vuoto, privo di significato. Non sembra non esserci alcun problema genuino. Se ci chiediamo se l'idea di giustizia entri a far parte o no della definizione del concetto di diritto e identifichiamo la posizione giusnaturalistica con una risposta affermativa a questa domanda, la posizione giuspositivista come risposta negativa a questa domanda, ci ritroviamo con una disputa puramente verbale, un gioco di parole vuoto, un disaccordo puramente verbale. Un'analogia può chiarire questo punto. Pensate ai due termini casa e abitazione. Ora, supponiamo che Tizio
Usi questi due termini come sinonimi. Ogni casa è un'abitazione, ogni abitazione è una casa. Caio invece riserva il termine casa ad un'abitazione nella quale risiedono persone, almeno una delle quali è nata lì. E dice che una casa, cioè scusate, un'abitazione nella quale risiedono persone, ma nessuna di queste persone è nata lì, l'abitazione che presenti questa caratteristica non è una vera casa, è una parvenza di casa. Perché ci sia una vera casa è necessario che almeno una delle persone che risiedono in quell'abitazione sia nata lì. Caio invece, adesso non ricordo, questa è, vabbè, insomma, Tizio e Caio sono due nomi. L'interlocutore invece usa i due termini come sinonimi. Per lui non c'è differenza, ogni casa è un'abitazione, ogni abitazione è una casa. Semplicemente distingue fra case, differentemente abitazioni, nelle quali risiedono persone, almeno una delle quali è nata lì, e case o indifferentemente abitazioni nelle quali non risiedono persone, almeno una delle quali sia nata lì. E immaginiamo che i due si accapiglino a proposito di una certa abitazione nella quale risiede una famiglia, risiede da 16 anni una famiglia, con un figlio di 18 anni e nessuno dei due dei genitori è nato lì. I due si accapigliano. L'uno dice che quell'abitazione è una casa nella quale non risiedono persone che sia, cioè è tale che nessuna delle persone che risiedono in quella casa è nata lì. L'altro dice no, quella non è una vera casa. È una parvenza di casa, perché si ha una vera casa, c'è una vera casa, soltanto quando almeno una delle persone che vi risiedono sia nata lì. Immaginiamo che si accapiglino. L'uno dice, ah, è una casa, l'altro dice, no, non è una vera casa, è una parvenza di casa. L'uno dice, no, è una casa, anche se non c'è nessuna delle persone che vi risiedono è nata lì. E l'altro dice, no, perché una casa, un'abitazione nella quale risiedono persone, nessuna delle quali sia nata lì, non è una vera casa. È soltanto una parvenza di casa. Possiamo affermare che siano in disaccordo? Evidentemente no, diciamo un disaccordo puramente verbale, una questione di parole, una stupidaggine, un gioco di parole. Che importanza ha? L'importanza è intendersi. Il modo migliore di intendersi è lasciare da parte la questione se casa, cosa sia una vera casa, se casa e abitazione siano la stessa cosa, semplicemente mettersi d'accordo su come utilizzare le parole. Io uso le parole casa e abitazione come sinonimi, distingo fra case o abitazioni nelle quali risiedono persone che sono nate lì e case o abitazioni nelle quali non risiedono persone che sono nate lì. Tu distingui fra casa e abitazione sulla base della presenza o dell'assenza di questo tratto. L'importante è intenderci, non c'è nessun disaccordo fra noi. Ecco, allo stesso modo si potrebbe dire, guarda, tu chiami il diritto che è positivo, che non è conforme ai principi della moralità politica, non diritto o non autentico, non vero diritto. Dici che non si tratta di una vera casa.
Io, giuspositivista, invece dico che vabbè, è diritto, diritto positivo, appunto, ma è diritto, soltanto che è diritto ingiusto. È diritto non conforme ai principi della giustizia in generale, non conforme ai principi della moralità politica. Per entrambi ciò che importa è che il diritto positivo sia giusto. Questa è la cosa che rileva al nostro, sia per il giusto naturalista che per il giusto positivista. Non è la questione se etichettare o no un ordinamento sociale, normativo, come diritto o meno. La questione di parole è una questione secondaria. Si tratta soltanto di intendersi sul significato del termine diritto. Sembra quindi che la contrapposizione fra giusnaturalismo e positivismo giuridico sia una contrapposizione puramente verbale, che non esprima, che non sottenda alcun problema genuino. A ben vedere, però, c'è un problema che non è un problema meramente verbale sotteso a questa contrapposizione e riguarda precisamente la questione della identificazione e dell'accertamento di fatti giuridici, cioè la questione del come sia possibile identificare, individuare fatti giuridici, stabilire quali fatti giuridici sussistono, chi è proprietario di che cosa, chi ha diritto a che cosa, eccetera, eccetera. Perché? Perché è vero, se impostata nei termini di una connessione definitoria, la questione del rapporto fra diritto positivo e giustizia o diritto naturale si risolve in una questione puramente verbale. Ma non accade lo stesso se impostiamo la questione in termini identificativi, se cioè ci domandiamo se ai fini dell'identificazione del contenuto del diritto, ai fini cioè dell'accertamento dei fatti giuridici, ai fini cioè di una risposta alla domanda su quali fatti giuridici sussistano, chi sia proprietario di che cosa, chi abbia certi diritti e così via. Se impostiamo la questione in questi termini, cioè se ai fini dell'identificazione dei fatti giuridici occorra o meno fare ricorso a principi e considerazioni morali, il problema che ci troviamo di fronte è effettivamente un problema genuino. Non è un problema meramente verbale. Da un lato c'è la posizione di coloro che sostengono che, giusnaturalisti, che sostengono che ai fini dell'identificazione e dell'accertamento di fatti giuridici, quali fatti giuridici sussistono, è necessario, indispensabile, non sempre, non in ogni occasione, ma in circostanze, in ambiti, in casi cruciali, è necessario fare riferimento a considerazioni etiche, considerazioni morali, e in particolare considerazioni in termini di giustizia. Dall'altro lato, giuspositivismo, c'è la posizione di chi sostiene che esistenza e contenuto del diritto, cioè ai fini dell'identificazione di fatti giuridici, quali fatti giuridici sussistono, non è necessaria, esistenza e contenuto del diritto possono essere stabiliti sulla base della considerazione
di soli fatti sociali indipendentemente da considerazioni morali. Cioè, quali fatti giuridici sussistono, l'identificazione, l'individuazione e l'accertamento dei fatti giuridici, la risposta alla domanda quali fatti giuridici sussistono, può essere fornita facendo riferimento a sola alla, a considerazioni che attengono soltanto a fatti sociali, fatti cioè relativi a comportamenti, decisioni umane, indipendentemente da valutazioni morali. Per il giusnaturalista, invece, ai fini dell'identificazione del diritto, è necessario, è indispensabile, è imprescindibile il riferimento a considerazioni morali, in particolare considerazioni in termini di giustizia. Questo, ripeto, questo non è un problema meramente verbale, è un problema di importanza cruciale, perché il problema è se per capire cosa sia diritto, quali fatti giuridici sussistano, cioè non che cosa sia il diritto, ma che cosa è il diritto, per così dire, come si dice abitualmente, che cosa il diritto dice, come se il diritto parlasse, cioè quali fatti giuridici sussistano, ripeto, chi sia proprietario di che cosa, chi abbia quali diritti e così via. Se ai fini di rispondere a questa domanda si debba o no fare riferimento, sia o no inevitabile fare riferimento a considerazioni morali. Vi dicevo, non è una questione veramente verbale. Cioè, la questione è se per rispondere a domande di questo tipo dobbiamo, da giuristi o da giudici, da operatori giuridici, dobbiamo risolvere, affrontare problemi di carattere, questioni di carattere etico, questioni di moralità politica. In altri termini, la contrapposizione tra giusnaturalismo e positivismo giuridico può essere espressa nei termini dell'accettazione, del rifiuto della tesi secondo la quale c'è una connessione necessaria fra diritto e morale, in particolare fra diritto e moralità politica, fra diritto e giustizia. Secondo i giusnaturalisti c'è una connessione necessaria tra diritto e giustizia, secondo i giuspositivisti no. Però la questione cambia completamente a seconda, cambia del tutto a seconda di come venga intesa l'idea di una connessione necessaria. Se per connessione necessaria intendiamo una connessione concettuale di carattere definitorio, la controversia diventa una disputa meramente verbale. La questione diventa cioè se l'idea di giustizia sia parte integrante del concetto di diritto, se concorra a definire cosa sia il diritto, con il risultato che il diritto ingiusto non è vero, autentico diritto. Se la si intende in questo modo, la questione è, se si intende la necessità della connessione necessaria fra diritto e morale in questa chiave, controversia sulla questione se vi sia o no una connessione necessaria fra diritto e morale diventa una questione di parole, relativa a come si è da definire. Come si possa definire il termine diritto? Questo, diciamo, questa è una questione verbale, nel senso che basta intendersi. Dire io userò il termine diritto in questo modo, io userò il termine diritto in quest'altro modo. Ma se invece intendiamo la connessione necessaria in chiave non definitoria, ma in chiave identificativa,
in chiave cioè di individuazione, di accertamento dei fatti giuridici, la questione non è più una questione meramente verbale. Per me diventa se, ai fini della risposta a domande e interrogativi giuridici, sia necessario, interrogativi cioè su quali fatti giuridici sussistono, sia necessario fare appello a considerazioni morali, o siano sufficienti considerazioni moralmente neutrali attinenti a pure semplici dati di fatto sociali, dati relativi a comportamenti e decisioni umane. Questo riguarda, questa alternativa riguarda, badate bene, non questioni come ad esempio qual è il limite di velocità in via libertà? Questa domanda ammette una risposta banale, molto semplice, basta consultare l'ordinanza municipale, il codice alla strada, per rispondere in modo univoco a questa domanda, cioè questo è un fatto giuridico, quale sia il limite di velocità in via libertà, è un fatto giuridico suscettibile di accertamento indipendentemente da considerazioni di carattere etico e di carattere in termini di giustizia in particolare. Su questo, diciamo, giuspositivisti e giusnaturalisti possono convenire. Ma pensate all'interpretazione dell'espressione danno ingiusto, danno ingiustamente arrecato, articolo 200, 2043 del Codice Civile. Oppure pensate all'espressione esistenza libera e dignitosa, presente nella nostra Costituzione. Non ricordo quale sia l'articolo. Ebbene, si potrebbe dire, al fine di stabilire che cosa è diritto, in certi casi occorre, cioè ai fini dell'individuazione di fatti giuridici, in alcuni casi occorre stabilire se un certo danno sia stato arrecato ingiustamente o no. Ovvero occorre stabilire se un certo modo, se un certo tipo di esistenza sia o no libero e dignitoso. Se il danno è ingiustamente arrecato, è stato arrecato ingiustamente, allora deve essere risarcito. Se la retribuzione non consente al lavoratore di condurre un'esistenza libera e dignitosa, allora diciamo il livello retributivo non è costituzionalmente accettabile, non è costituzionalmente ammissibile. Questi sono fatti giuridici determinati rispettivamente sulla base di una risposta alla domanda se un certo danno sia stato arrecato ingiustamente e se un certo tipo di esistenza sia o no libera e dignitosa. Allora, la questione è se per rispondere a domande come queste sia o no necessario fare riferimento a principi di carattere morale, la moralità politica e in particolare all'idea di giustizia, sia cioè necessario fare riferimento a fatti morali, fatti relativi a che cosa sia giusto e sbagliato, che cosa sia moralmente bene e che cosa sia moralmente male. O se invece sia sufficiente fare riferimento a fatti sociali relativi al comportamento di certi esseri umani, per esempio il legislatore nel caso del codice civile, o il costituente nel caso dell'espressione esistenza libera e dignitosa. Questo problema
questo problema sì, è stato, come dire, codificato da un teorico del diritto contemporaneo di nome Joseph Ratzinger, nei termini dell'accettazione o del rifiuto di una tesi che Ras denomina tesi delle fonti sociali. Non ricordo in questo momento se ho già formulato, introdotto en passant questa tesi. Questo è il momento comunque in cui la incontriamo, per così dire, direttamente nel nostro itinerario. Tesi e le fonti sociali. La tesi e le fonti sociali è la seguente: esistenza e contenuto del diritto possono essere determinati esaustivamente determinati sulla base della considerazione dei soli fatti sociali, indipendentemente da considerazioni morali. Sulla base della considerazione dei soli fatti sociali, cioè le fonti del diritto, le fonti di produzione del diritto, sono fatti sociali e sono soltanto fatti sociali. Ebbene, il giuspositivista accetta la tesi e le fonti sociali. L'esistenza e il contenuto del diritto possono essere determinati indipendentemente da considerazioni morali, sulla base della considerazione di soli fatti sociali moralmente neutrali. E lo Stato turista nega, sostiene che inevitabilmente, non sempre, il limite di velocità in via libertà, nel caso del limite di velocità in via libertà no, ma in casi cruciali, articolo 2043 del Codice Civile, danno ingiusto o esistenza libera e dignitosa. In casi cruciali è inevitabile, è necessario, ai fini della risposta alla domanda, alla questione giuridica rilevante, se un certo danno sia stato arrecato ingiustamente o no, se un certo tipo di esistenza sia o no libera e dignitosa, è inevitabile, è necessario, ai fini di una risposta a domande come queste, che sono domande appunto su quali fatti giuridici esistono, tirare in ballo, cioè fare appello a considerazioni di carattere etico, a considerazioni di moralità politica, in particolare considerazioni di giustizia. Questa, ripeto, è una questione genuina che si pone sia per gli operatori giuridici, sia per gli studiosi di diritto, coloro che hanno con il diritto un rapporto di carattere puramente teorico, come è il caso appunto degli studiosi di diritto, come è il caso di voi studenti di giurisprudenza. La questione, insomma, è se, per capire quello che dice il codice civile quando parla di danno ingiusto, o ciò che dice la Costituzione italiana quando si afferma che la retribuzione deve comunque essere tale da consentire al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa, la questione è se per capire che cosa sia diritto in casi come questi, sia o no necessario fare riferimento a considerazioni morali, oppure basti guardare a soli dati di fatto relativi a comportamenti e decisioni umane. Questa questione, e su questo punto concludo per oggi, questa questione è particolarmente pressante, urgente, nel caso degli ordinamenti giuridici degli odierni stati costituzionali di diritto. Ho già introdotto la nozione di stato costituzionale di diritto. Si intende per stato costituzionale di diritto il particolare assetto
giuridico-politico che contraddistingue stati come l'Italia, la Spagna, la Germania, consistente nella circostanza, caratterizzato dalla circostanza che alla sommità dell'ordinamento giuridico, al vertice della gerarchia delle fonti, si trovi una Costituzione scritta, rigida, garantita mediante controllo giurisdizionale di legittimità costituzionale da parte di un tribunale speciale, come ad esempio la Corte Costituzionale italiana, una Costituzione, come si suole dire, lunga, cioè una Costituzione che contiene un ampio ventaglio di diritti fondamentali e in generale di principi, valori e standard che hanno una evidente portata di carattere morale, come appunto esistenza libera o dignitosa, o pari dignità sociale, e così via enumerando. Ebbene, nel caso di ordinamenti, degli ordinamenti giuridici, degli stati costituzionali di diritto, si pone sovente, sia nel dibattito pubblico, sia ad esempio in sede di giudizio da parte della Corte Costituzionale, si pone spesso il problema di stabilire quale sia il significato preciso di espressioni come queste, stabilire come stia il diritto, cosa dica il diritto in relazione ad esempio a un certo livello di retribuzione o in relazione a un certo tipo di danno. Se quel tipo di danno si possa considerare ingiustamente recato o se quel livello retributivo si possa ritenere tale da consentire un'esistenza libera e dignitosa. Problemi di questo tipo si pongono spesso nella giurisdizione costituzionale e nel dibattito pubblico. Ad esempio, non so, pensate a dibattiti come prendiamo dei casi così eclatanti, la discussione sull'aborto, se la donna abbia o no il diritto di interrompere proprio volontariamente una gravidanza. Ecco, c'è chi sostiene che questo diritto è può essere ricavato dalle disposizioni contenute nella nostra Costituzione, e chi invece nega recisamente questa tesi. Ecco, la domanda è se al fine di stabilire se, ad esempio, il diritto alla salute possa, debba essere inteso in maniera tale da ricomprendere in esso il diritto della donna ad abortire, se per rispondere a questo interrogativo sia sufficiente guardare a comportamenti, decisioni di esseri umani, ad esempio il costituente, altri, il giudice, così, il legislatore, eccetera, o se invece si debba fare appello a considerazioni di carattere etico, di carattere morale, su che cosa è giusto o sbagliato. Cioè, in ultima istanza, la questione se l'interruzione volontaria di gravidanza, sia moralmente ammissibile, moralmente accettabile, oppure no. Ripeto, questioni di questo tipo si pongono la giurisprudenza costituzionale nell'ambito dell'attività delle corti costituzionali nel dibattito pubblico ed è rilevante la questione ed è una questione, un problema genuino questo. Se a domande come queste si possa, si debba rispondere
facendo appello soltanto a dati storico-sociali, come ad esempio l'intenzione del legislatore, l'intenzione del costituente, o se invece ci si debba impegnare in una discussione di carattere etico, di carattere morale. Come vi dicevo, secondo alcuni le Costituzioni, vi dicevo qualche lezione fa, non ricordo esattamente a proposito di secondo alcuni, le costituzioni degli odierni stati costituzionali di diritto, costituzioni lunghe per l'appunto, incorporano la moralità. Clausole come esistenza libera e dignitosa, o pari dignità sociale, o diritti inviolabili dell'uomo, incorporano la moralità o settori della moralità politica nell'ambito del diritto. Cioè il diritto stesso rinvia ai fini della risposta a questioni giuridiche, rinvia alla moralità. Secondo altri invece no. Secondo altri il senso, il significato, la portata di clausole come queste, esistenza libera e dignitosa, pari dignità sociale o diritti inviolabili dell'uomo, il significato di clausole come queste può e deve essere stabilito sulla base della considerazione di soli dati di fatto storico-sociali. Questo, ripeto, è un problema genuino, non è un problema puramente verbale, come la questione se il diritto ingiusto possa o no essere gratificato del titolo, dell'etichetta per l'appunto di diritto, oppure debba essere denominato non vero diritto, non autentico diritto. Cioè, negli stati costituzionali di diritto, ripeto e concludo, negli stati costituzionali di diritto, ai fini dell'identificazione, in casi di cruciale importanza e ai fini dell'identificazione del diritto, cioè ai fini della risposta alla domanda su quali fatti giuridici sussistano, ai fini dell'identificazione, dell'individuazione dei fatti giuridici, gli stati costituzionali di diritto, in casi cruciali, è necessario, come sostengono i giusnaturalisti, oppure no, si tratta soltanto di apparenza. Fare riferimento alla moralità per rispondere a questioni giuridiche. Fare riferimento alla moralità, questo naturalmente apre un enorme, un infinito spazio problematico, perché la moralità, come capite bene, l'idea di moralità non è un'idea così determinata. La moralità, le persone, i gruppi sociali hanno diverse idee, molto diverse rispetto a come debba essere costituita una società giusta, o in generale in tema di questioni di moralità politica, quali siano gli standard, quali debbano essere i principi, gli standard, i valori cui deve essere informata, dai quali deve essere informata una società giusta. Le persone, i gruppi, dicevo, hanno idee molto diverse riguardo a interrogativi come questi. E quindi, se ai fini dell'identificazione di fatti giuridici, dell'individuazione del diritto, è necessario fare riferimento a considerazioni di moralità politica, ciò apre uno spazio enorme, indefinito, pressoché illimitato di discussione e di controversie tra individui o gruppi che hanno vedute morali diverse, che abbracciano concezioni morali diverse. Se invece ai fini della
interpretazione, la comprensione del senso, della determinazione del senso di clausole come pari dignità sociale, diritti inviolabili dell'uomo, eccetera. È sufficiente guardare a dati di fatto storico-sociali. Lo spazio di controversia sembra essere configurarsi come uno spazio molto più limitato, cioè le prospettive che il diritto sia certo stabilito in modo univoco, non indeterminato e non controvertibile, che sia cioè possibile rispondere in modo univoco, relativamente non controvertibile, a domande su quali fatti giuridici sussistano, questa possibilità diventa diciamo più si avvicina quanto più il diritto è identificabile sulla base dei soli fatti sociali, indipendentemente da considerazioni morali di per sé fatalmente controverse, controvertibili. Quanto più il diritto soddisfa la tesi delle fonti sociali, cioè il suo contenuto e la sua esistenza sono suscettibili di essere accertati sulla base della considerazione dei suoi effetti sociali, quanto più il diritto soddisfa questa condizione, tanto più esso sarà certo nel senso di stabilito, fissato, suscettibile di essere accertato in modo relativamente non controverso, naturalmente non in modo assolutamente incontrovertibile, in modo meno controvertibile di quanto non accada nell'ipotesi che si debba fare riferimento appello a concezioni morali che sono fatalmente, che entrano fatalmente in conflitto le une con le altre. Ecco, il problema soggiacente all'alternativa fra positivismo giuridico e giusnaturalismo è questo: l'accettazione e il rifiuto della tesi delle fonti sociali. Se cioè per stabilire quali fatti giuridici sussistano, si debba necessariamente fare riferimento, almeno in casi di importanza cruciale, a principi, valori, standard di carattere etico, eventualmente se ciò accada nell'ambito dello Stato costituzionale di diritto, nel contesto degli odierni Stati costituzionali di diritto, o se invece il diritto sia certo nella misura in cui dipende soltanto da fatti, che cosa sia diritto dipende soltanto da fatti sociali, storico-sociali, accertabili indipendentemente da considerazioni morali fatalmente controverse, controvertibili. Questo interrogativo, dicevo, questo problema è un problema genuino. Mi fermo qui per oggi e arrivederci alla lezione di domani, martedì 20 aprile. E arrivederci e grazie per la vostra attenzione.